Avete capito cosa sta succedendo sulla questione migranti, paesi sicuri, Albania? È molto complicato, provo a semplificarlo. L'Albania, ormai quel pezzo di Albania è come se fosse la frontiera italiana. E alla frontiera tu puoi fare la procedura di riconoscimento accelerata se il migrante è un migrante economico, merita lo status di rifugiato politico, l'accertamento della nazionalità e tutto il resto, solo in procedura accelerata. Infatti, in Albania l'accordo dice che se entro 28 giorni non identifichi se il migrante è un migrante economico o un rifugiato meritevole di tutela, devi riportarli in Italia. Questa è una delle ragioni che rendono inutile questo accordo. Cosa succede? Che la Corte di giustizia dà un criterio più restrittivo sul paese sicuro, provenienza del paese sicuro, cioè il paese deve essere, per esempio, tutto sicuro, no? Una parte del paese è insicura, tu non lo puoi considerare sicuro perché magari quel migrante viene da quella parte insicura, che magari è in guerra o ha, che ne so, fenomeni di banditismo, non lo so. Comunque, non ti dice quali sono quelli che devi considerare sicuri o no. Il governo fa una lista, la fa in un decreto ministeriale, che vale meno di una legge. Un giudice la impugna sulla base della direttiva europea modificata dalla Corte di giustizia. Il governo dice: allora la metto in una legge primaria questa lista. E non cambierà niente perché il giudice potrà sempre impugnarla sulla base della sentenza della Corte di giustizia europea. Ma al di là di tutto questo, quanto sta accadendo fa capire la fragilità, la ridicolaggine dell'accordo con l'Albania, perché noi stiamo dicendo che in Albania possono andare solamente i migranti salvati da navi italiane che le portano lì, che devono stare entro 28 giorni, deve essere definito il loro status. Quanti sono oggi quelli che entro 28 giorni definiscono status? Zero, perché molto spesso non hanno il passaporto, quindi non sa neanche da che paese provengono, devi prima accertarlo. E se tu non lo puoi fare perché non proviene da un paese sicuro, lo riporti in Italia, ma lo riporteresti comunque perché dopo 28 giorni non avresti deciso se ha lo status di rifugiato o meno e quindi lo riporteresti in Italia. Allora, questo cosa fa capire? Che quando ti metti a gestire questioni complesse, come se fosse un video da influencer per una campagna elettorale, finisci nei casini. E non è che questo si fermerà, continueranno i casini. Ora, siccome la Meloni è molto furbacchiotta, se no non avrebbe tutti i voti che ha, quello che sta dicendo è di peccato, l'Albania funzionerebbe perfettamente, non ci fossero sti giudici comunisti, invece non funzionerebbe uguale, perché il tempo per fare il riconoscimento in 28 giorni non ce l'avresti. Quindi è un gran casino, è un gran rumore sul nulla. Vi ricorda qualcosa? A me ricorda quasi ogni singola cosa che sia complessa, ovvero tutto ciò che concerne il governo, che si fa in Italia.